In arrivo 45 rinforzi estivi, questo l'esito della riunione del Comitato sull'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuta alla GAMC. Il prefetto ha annunciato l'arrivo dei rinforzi per il 19 luglio. Stretta alla movida, Confcommercio critica. Secondo l'associazione, il divieto di vendita di alcolici, se confermato, dovrà essere allargato anche a supermercati ed esercizi commerciali. Asse di penetrazione indispensabile, Confindustria preme perché si trovi l'accordo tra Comune e Regione per completare la progettazione e dare il via all'infrastruttura. La nuova vita per la fontana, terminato il restauro della fontana di Piazza Carducci a Pietrasanta, tornata allo splendore originario dopo anni di incuria. Per lo sport beach soccer, Gori a quota 300 gol azzurri, l'attaccante viareggino ha raggiunto il traguardo segnando una tripletta nella partita contro la Danimarca. Ben trovati a questa edizione di TG Versilia. Dunque, si è tenuto presso la GAMC la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con la Prefettura e i sindaci di Viareggio, Pietrasanta, Forte dei Marmi e Camaiore. Sarà di 45 unità il potenziamento delle forze dell'ordine per il periodo estivo in Versilia. Questo è il dato saliente scaturito dal Comitato sulla Sicurezza Pubblica che si è tenuto alla GAMC di Viareggio tra la Prefettura, i sindaci di Viareggio, Forte dei Marmi, Camaiore e Pietrasanta e i vertici delle forze dell'ordine. Rinforzi che il prefetto aveva già richiesto da tempo e che rappresentano il contingente maggiore a livello regionale. Tutto questo avverrà poi con un contributo di rinforzi che a partire dal 19 di luglio fino a settembre, spalmate quindi su più periodi, sarà complessivamente di 45 unità che sono state accordate dal Ministero dell'Interno in una programmazione nazionale, ma che erano stati richiesti, va bene, già dal mese di aprile dalla Prefettura. Ovvio che uno dei temi di maggiore peso della riunione è stato quello riguardante la malamovida, anche alla luce degli ultimi episodi che si sono verificati. Tema che lo stesso prefetto ha affermato di riuscire ad accostare a fatica a quello della criminalità, ma che effettivamente richiede tutta l'attenzione possibile. Le misure che riguardano la movida sono state concordate con i sindaci e sono ovviamente misure di rafforzato controllo, vigilanza, con ovviamente delle attività di servizi di vigilanza dinamica dedicata, andando a individuare quali sono i luoghi nei quali c'è la movida, col forte concorso delle polizie municipali, e poi ciascun sindaco naturalmente valuterà, perché anche di questo abbiamo parlato, l'adozione di provvedimenti straordinari per vietare per contenere l'abuso di alcolici, e quindi in base ai luoghi capire anche se per esempio può essere utile l'adozione di provvedimenti che vietano anche la vendita di bevande alcoliche o non alcoliche in bottiglie di vetro. Il prefetto Esposito però, al di là della questione relativa agli episodi di stretta attualità, ha sottolineato il netto calo di tutti i reati nella zona della Versilia, elogiando il lavoro compiuto da tutti gli organi di polizia operanti sul territorio. Alla riunione erano state invitate anche le categorie economiche. Secondo Confcommercio, il nodo, quello della vendita degli alcolici, deve essere chiarito meglio. Quello della GAMC è stato il primo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica aperto, oltre che ai sindaci, anche alle categorie economiche del territorio. Un'apertura apprezzata dai rappresentanti che hanno potuto così portare in prima persona le istanze e recepire le indicazioni della prefettura. Critica però la posizione di Confcommercio riguardo la stretta sulla vendita degli alcolici, considerato un provvedimento incompleto così come è stato presentato. Gli alcolici è stata affrontata la nostra direttrice che giustamente ha detto che è inutile che si proibisca la vendita degli alcolici ai bar nei confronti dei minori, bisogna proibire anche la vendita degli alcolici alle botteghe, supermercati che vendono gli alcolici a una determinata ora, quindi limitare l'accesso agli alcolici anche non solo nei pubblici esercizi ma anche nelle rivendite. Di situazione da monitorare con attenzione ha parlato e riconfermato vicepresidente nazionale di Federalberghi Paolo Corchia. Purtroppo il Covid ha fatto male, nel senso che
ha costretto moltissimi giovani a stare chiusi e forse c'è un'espressione di vitalità che spesso diventa mala movida. L'episodio del pontile di Camaiore certamente ci preoccupa e su questo siamo stati molto, diciamo, decisi nel chiedere controlli anche su questi aspetti. Corchia però intende gettare acqua sul fuoco riguardo la situazione generale della sicurezza in Versilia. Però vorrei anche evitare che emergesse un'immagine della Versilia come zona insicura, che credo questo ancora non è così. Veniamo adesso al bollettino per quanto riguarda l'andamento dei contagi da Covid-19. In Toscana 9 contagiati sono 50 con un tasso di positività dello 0,36%, i ricoverati 150, 14 in meno rispetto a ieri, 32 le terapie intensive, 6 in meno rispetto a ieri. I decessi in regione sono stati 4, nessuno nella nostra provincia. Provincia di Lucca che vede 3 nuovi contagiati, 2 nella Piana e 1 in Versilia. Restiamo in tema di sanità perché è stato proclamato uno sciopero dalle 8 alle 20 di mercoledì 30 giugno, indetto dall'associazione sindacale FISI, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, e indirizzato a tutti i dipendenti dell'azienda USE Toscana Nord-Ovest, comparto e dirigenza sotto tutti i profili. L'azienda annuncia possibili disagi nell'erogazione dei servizi sanitari e amministrativi sia a livello territoriale che ospedaliero. Veniamo adesso alla Guardia di Finanza, sono stati celebrati i 247 anni della fondazione del Corpo. Meno lotta alla contraffazione e all'evasione fiscale e più controlli sull'accesso ai sussidi e agli ammortizzatori sociali. L'anno della pandemia ha rivoluzionato così anche l'azione della Guardia di Finanza. È il quadro che emerge dal bilancio del 2020 del Comando di Lucca sul territorio provinciale, diffuso in occasione delle celebrazioni del 247esimo anniversario della Fondazione delle Fiamme Gialle. Il 2020 e il primo semestre 2021 hanno visto una forte riduzione dei controlli sulle frodi fiscali e sul sommerso, complice il blocco prolungato delle attività. Le risorse sono state in larga parte assorbite dai controlli sulle prestazioni assistenziali, esplose per la crisi socio-economica del Covid. 69 i controlli eseguiti nel settore, 33 le posizioni irregolari, per un danno allo Stato di oltre 78.000 euro. Le violazioni riguardano soprattutto l'indebita riscossione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza. I controlli sono tuttora in corso invece sull'accesso ai fondi di garanzia. Nel solo 2020 in provincia di Lucca i finanziamenti statali sono stati 11.000 per un totale che sfiora i 900 milioni di euro con circa 10.000 imprese finanziate di cui 4.400 ditte individuali. Le posizioni sospette nascoste in questa infinita platea vengono scandagliate in questa fase dalle Fiamme Gialle. Notevole anche il contributo della finanza all'azione di controllo del rispetto delle restrizioni durante i lockdown. Oltre 8.000 le persone controllate, 7.500 le ditte, 11 sanzionate. Fra i casi più eclatanti, la scoperta di un'azienda che produceva mascherine non conformi destinate alle farmacie della provincia. In tutto 46.000 mascherine irregolari sono state sequestrate dalla finanza in 15 mesi di pandemia. Confindustria Toscana Nord torna a premere sull'acceleratore per quanto riguarda le richieste per l'asse di penetrazione a Viareggio. Risolvere al più presto il gap progettuale tra la Regione Toscana e il Comune di Viareggio per la realizzazione dell'asse di penetrazione, per non perdere le occasioni rappresentate dai finanziamenti europei e dal momento storico particolarmente favorevole all'industria nautica. A tornare sull'argomento è Confindustria Toscana Nord con il caposervizio della nautica Gabriele Chelini e il neodelegato alle infrastrutture Alessandro Cafissi che sottolineano l'importanza strategica dell'infrastruttura. Invito le istituzioni regionali e comunali a dialogare perché secondo me in questo momento c'è un piccolo shock che riguarda, diciamo, gli studi di fattibilità. Chiediamo alle istituzioni di parlare e di trovare una soluzione veloce perché questo è il momento in cui si può andare a terminare questa opera infrastrutturale fondamentale per la nautica. Secondo Cafissi, il rischio è quello che i territori vicini a Viareggio, La Spezia in primis, accelerino sulle infrastrutture diventando più appetibili per le aziende.
La regione naturalmente, stanziando tutti questi fondi, vuol sapere come vengono spesi questi soldi, come le infrastrutture, come verranno realizzate, l'impatto ambientale, tutte quelle sono i vari passaggi per poter arrivare alla realizzazione. Ma non c'è altra strada, cioè la strada è quella di realizzarle in modo tale da dare un futuro all'azienda di Viareggio. Altrimenti basta andare nei territori più vicini, da Massa, da Spezia, da Livorno, dove loro si sono mossi, e ripeto, sarebbe un peccato per la cittadinanza, le aziende di Viareggio spostarsi da un territorio e impoverirlo, sarebbe solamente una sconfitta, una perdita per il territorio di Viareggio. Adesso vediamo la storia di un condominio del Varignano che da 30 anni è senza campanelli. Una situazione surreale. Da sempre il condominio Aurora Sud, 24 appartamenti popolari, inaugurato 30 anni fa a Viareggio, nel quartiere Varignano, è sprovvisto dei campanelli. La pulsantiera non c'è, il citofono neppure. Campanello e citofono sono essenziali in un condominio così popolato per accorgersi dell'arrivo di ospiti o di altri visitatori, spiega questa signora. Senza campanelli è un problema, nessuno ci trova, nessuno ci chiama, le postine non vengono, mettono la cosa e se ne vanno. Il disagio, riferiscono i residenti, è stato segnalato agli uffici ERP e al comune di Viareggio. Gli inquilini hanno aspettato pazientemente l'intervento dei tecnici, ma fino adesso niente. Può sembrare una cosa apparentemente minore, dice il caposcala del condominio, ma dopo tanti anni questo tipo di situazione diventa intollerabile. Ci siamo dovuti arrangiare, applicando adesivi con i numeri del cellulare, in modo che gli ospiti, il portalettero, i fattorini, delle consegne, telefonino, così noi mandiamo giù qualcuno ad aprire. Una vera assurdità. Che hanno fatto questo condominio 30 anni fa e si sono dimenticati di metterci i campanelli. Ora il problema grosso qual è? Che quando qualcuno si sente male deve perdere mezz'ora come minimo a cercare il paziente, diciamo, la persona che si è sentita male. Come è successo sabato passato, io per caso sono uscito fuori, ho visto quelli della misericordia che era mezz'ora che giravano, ho chiesto chi cercavano e ce l'ho mandati io. Però è già successo altre due volte. Contattato telefonicamente oggi, il presidente di ERP, Andrea Bertoncini, si è scusato per il disagio causato ai condomini dello stabile di Via Aurelia al Varignano. C'è un progetto, ha spiegato il numero uno di ERP, che prevede il miglioramento dell'intero complesso edilizio in questione e grazie al super bonus 110% sarà possibile risolvere anche il problema dei campanelli e dei citofoni. Domenica 27 giugno alle 18.30 nella Cattedrale di San Martino sarà ordinato un nuovo presbitero della Chiesa di Lucca. Si tratta di Samuele Del Dotto, classe 96, originario della parrocchia di Santa Rita a Viareggio. E adesso ci spostiamo a Pietrasanta, la nuova Piazza Carducci, la nuova fontana di Piazza Carducci che è tornata al suo splendore dopo il restauro. Restaurata e riattivata, la storica fontana di Piazza Carducci è finalmente rinata. Dopo anni di oblio e incuria, si è concluso infatti il lungo e delicato intervento di restauro conservativo della fontana, datata 1860, commissionata dal gonfaloniere e sindaco di Pietrasanta Gaetano Bichi, rimasta per decenni seminascosta ai piedi della Rocchetta Righina. L'intervento, autorizzato dalla sovrintendenza nell'ambito della riqualificazione della piazza, ha comportato il completo smontaggio dei paramenti in marmo bianco e il conseguente intervento di ricostruzione del basamento che costituisce l'apparato fondale della fontana. Allo stesso tempo c'è stata la sostituzione dell'impianto idrico danneggiato nel corso degli ultimi anni. Due rubinetti artistici garantiscono adesso l'erogazione dell'acqua, diventata il nuovo simbolo della rinascita di una ritrovata e accessibile Piazza Carducci, ha così commentato il sindaco Alberto Giovannetti, che allo stesso tempo ha annunciato, a completamento del restyling della piazza, l'imminente illuminazione a LED, 10 punti luce che entro un paio di settimane si proietteranno sulla fortezza trecentesca, sull'arco di Porta Pisa e sulla fontana, donando un'immagine notturna nuova e suggestiva per chi arriva dalla stazione. Con questo si chiude la prima parte di TG Versilia, tra poco la pagina sportiva. Ben trovati alla pagina sportiva di TG Versilia, apertura dedicata al beach soccer perché l'attaccante Gori ha raggiunto quota 300 gol con una tripletta contro la Danimarca.
In occasione delle qualificazioni mondiali di beach soccer, vittoria importante della nazionale azzurra di Del Duca sulla Danimarca, 12-0 risultato finale, con i viareggini Gabriele Gori, autore di una tripletta, e Marinai, autore di una doppietta. E concisa questa vittoria con i 300 gol in azzurro del capocannoniere Gabriele Gori, il più prolifico di sempre, 33 anni, con alle spalle una carriera dal palmarès impressionante. Da 11 titolari inamovibile della nazionale ha collezionato ben 171 presenze con 5 partecipazioni al mondiale della disciplina, vice campione nel 2019, 10 europei e campione continentale nell'edizione del 2018. Nel suo club il Viareggio, società dove ha mosso i primi passi sulla sabbia questa stagione, ha firmato con il Catania, ha vinto uno scudetto, la Coppa Italia e la Champions. Complessivamente tra nazionale e club ha realizzato la bellezza di 773 gol. Il bomber azzurro non nasconde la sua emozione e questa è la dedica in occasione di questo traguardo davvero prestigioso a tutti quelli che mi hanno permesso di praticare il beach soccer, gioco che io amo, innanzitutto alla mia famiglia, alla mia compagna Ilaria, al piccolo Christian e poi alla squadra, compagni di mille battaglie senza i quali non avrei potuto mai raggiungere questa vetta. Il cammino degli azzurri prosegue adesso con un'altra importante partita, affrontando per questa sera la nazionale della Germania. Chiudiamo qua la pagina sportiva di TG Nove Ercilia, tra poco la terza parte del TG. Terza parte di TG Nove Ercilia, la consueta rubrica degli auguri. Tanti auguri al maestro Fabrizio Galli, più che carnevalaro doc, è uno dei maestri del carnevale. Tanti auguri da parte appunto della famiglia e di tutti i viareggini. E felicitazioni da parte dei parenti e degli amici per Simona Denite e Francesco Papalia, che oggi sono convolati a nozze. Con questo termina anche la terza parte di TG Nove Ercilia. Io mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.